Il titolo Noi siamo tempesta è il desiderio di comunicare che un'avventura vissuta insieme è più interessante, è più appassionante ed è anche più duratura nei suoi effetti delle singole avventure con eroi solitari e in solitudine. Col gruppo bisogna stare molto attenti perché tutti i gruppi possono essere tempesta, ma non tutte le tempeste sono tempeste piacevoli, per cui si può essere squadra ma anche squadraccia, si può essere gruppo ma anche marmaglia, dipende dagli obiettivi che ci si dà e dai metodi che ci si danno. Se all'interno di un gruppo ciascuno può portare un contributo di cambiamento ogni volta che il gruppo prende una direzione che il singolo non condivide, quello è un gruppo che può crescere perché il contributo di ciascuno ne cambia la direzione e ne arricchisce lo spessore. Se invece il gruppo è una modalità di controllo dei singoli, questa è una modalità in politica molto in uso, ma non è certamente di quel tipo di tempeste che abbiamo bisogno e non sono quelle le tempeste che racconto io nel libro. Nel libro ci sono 16 storie e tutte sono state per me fonte di ispirazione. La più significativa però è quella dei catalani, la storia dei catalani che hanno il 1° di ottobre scorso hanno con estrema determinazione stabilito che volevano decidere, volevano votare su una questione per loro essenziale che è l'indipendenza. Ora in Europa molte nazioni senza Stato hanno intrapreso questa strada e hanno preso accordi con gli stati di appartenenza fino ad arrivare a stabilire un referendum. Lo ha fatto l'Irlanda, lo ha fatto la Scozia, lo ha fatto l'Estonia, insomma lo hanno fatto molte nazioni negli ultimi 10, 15 e 20 anni. Quando ci hanno provato i catalani, lo Stato spagnolo non è stato, diciamo, politicamente acuto come lo sono stati altri stati e ha deciso di contrastarli e di mandare contro di loro un esercito. Un esercito contro pensionati, contro padri di famiglia, madri di famiglia, contro ragazzini che votavano per la prima volta, che non si sono difesi perché avevano in mano solo le matite. Ecco, io credo che matite contro manganelli sia un bel modo per dimostrare la tenuta di un gruppo e in questo caso anche di un popolo. Abbiamo l'abitudine a pensare che le grandi avventure siano fatte da persone sole, con una caratteristica particolare, un superpotere, un X Factor come si dice oggi. In realtà a osservare la storia dell'umanità e le sue evoluzioni, le cose più significative le abbiamo fatte insieme, forse sarebbe ora di cominciare a riraccontarcele.